Poco fa sentivo qualche commento giornalistico all'esterno dell'aula ed era molto curioso che ci fosse più attenzione alla compagine di opposizione che ha sottoscritto queste richieste di sfiducia, mozioni di sfiducia, rispetto invece a quello che è il contenuto e le ragioni materiali, concrete, ancorché politiche, che hanno portato a presentare due mozioni di sfiducia. Già, perché ormai ci siamo abituati un po' a queste cortine fumogene, per cui alla fine si sposta l'attenzione dell'opinione pubblica e quasi si fa passare questa come un'iniziativa che fa perdere al governo quell'abbrivio di operosità. Abbrivio di operosità che vorremmo però fosse in direzione quantomeno onesta, in direzione quantomeno certa degli interessi dei cittadini. Già, perché ricordiamo che se siamo arrivati a queste mozioni di sfiducia non è perché le opposizioni sono brutte e cattive, ma perché c'è un governo composto da gente che è stata chiamata a ricoprire incarichi di ministro che si è macchiata di atteggiamenti al limite dell'offensivo nei confronti dei cittadini. Gente che perde il posto di lavoro, gente che non ha il lavoro e poi legge dai giornali di intrallazzi fatti per andare a collocare l'amico di partito da una parte o dall'altra. Cittadini che fanno fatica ad arrivare a fine mese e poi leggono dai giornali di discorsi tra il ministro e il suo compagno che tutto attengono fuorché alla sfera dell'interesse pubblico. Allora diciamolo perché siamo arrivati a questa mozione, perché non possiamo essere governati da un governo composto da gente corrotta. Questa è la verità dei fatti, questa è la verità dei fatti, e non c'è niente da dire, perché lì manca un ministro che si è dovuto dimettere, e non si è dimesso perché è arrivato lo Spirito Santo, ma perché evidenti prove l'hanno portata e l'hanno costretta a dimettersi. Questo è un governo che non da questo caso, non da questo fatto, ha iniziato a dare chiare dimostrazioni di un latente, di un sempre più forte conflitto tra gli interessi di parte e gli interessi di governo, che dovrebbero essere invece indirizzati al Paese. Vede, Presidente Grasso, il governo sta soffocando in maniera vistosa nei rapporti lobbistici con cui si sta finanziando la politica di chi sostiene il governo. E sono questi rapporti lobbistici che stanno mandando al macero il nostro Paese. Perché mentre il Presidente Renzi, quando ha preso le redini del governo, l'ha voluto dichiarare in discontinuità rispetto a un passato di politica inconcludente, a noi interessa che la politica sia fatta da gente che lavora nell'interesse dei cittadini, e quello che è emerso nei rapporti tra il ministro Guidi, i suoi collaboratori e le lobby non è nell'interesse dei cittadini. Su queste cose bisogna essere chiari. Che cosa accadrà oggi? Verrà votata la mozione di sfiducia? Il governo avrà la fiducia? Non avrà la fiducia? Lo vedremo tra poche ore. Una cosa è sicura, avremo la certificazione per l'ennesima volta da chi è composta la maggioranza su cui si regge il governo. Perché piaccia o non piaccia a quella minoranza del PD che tanto poi si fa spavalda quando si mette alla tastiera e quando va su Facebook o su Twitter o su altro, il governo Renzi non lo reggete voi, ma lo regge Ala, Verdini e la sua maggioranza, quella stessa maggioranza che in altri tempi avete schifato perché è composta da gente rinviata a giudizio. Questa è la differenza che dovrebbe fare tra chi governa onestamente e chi invece è al governo con questi interessi alle spalle. Non dovreste piegarvi a questi interessi, dovete votare oggi la sfiducia al governo e fate pulizia. E lo dico anche magari a qualcuno che ha paura, non abbiate paura di tornare al voto, perché nel voto ci sta solamente un momento di democrazia, che capisco magari stia scomodo oggi a chi governa. La democrazia è scomoda perché significa rendere conto ai cittadini, ma a questa brutta abitudine noi non vogliamo perdere questa brutta abitudine. Bene, vede, Presidente Grasso, basta passare i giornali e basta leggere qualsiasi quotidiano per sapere qual è l'opinione che hanno i cittadini e il governo.
E non basta che ci sia un accorgimento magari per tagliare un servizio televisivo, per non fare sentire i fischi al Vinitaly e far vedere invece gli applausi presi in qualche circostanza. Perché se il Paese reagisce in maniera rabbiosa, è perché l'opinione che i cittadini si stanno facendo di questo governo è un'opinione che attiene ad aggettivi come trafficoni, maneggioni, intrallazzoni, sfacciati, imbroglioni e disonesti. È un governo che non è onesto, non può governare il Paese, non può essere di esempio agli altri cittadini che in maniera onesta e corretta pagano le tasse. Questa è la ragione per la quale oggi ci si trova qui a votare una mozione di sfiducia, perché siete degli intrallazzoni e noi non vogliamo un governo di intrallazzoni. Vergognatevi!